Le 18.34, buon giovedì sera dagli studi di TG 2000. Oggi vogliamo aprire il nostro telegiornale con una buona notizia, raccontandovi cioè dell'intervento chirurgico che all'ospedale Bambino Gesù di Roma ha permesso la separazione di due gemelle siamesi algerine di soli 17 mesi. Oggi, a 4 settimane dall'intervento, i medici dicono che le due bambine sopravviveranno. Silvio Vitelli ha parlato con i genitori delle piccole. Inizia un anno fa in Algeria il viaggio della speranza per le gemelle Rayen e Jayen, nate siamesi con un solo torace e addome da condividere. L'arrivo al Bambino Gesù di Roma, dove l'equipe studia per mesi la complessa operazione che le attenderà. I corpi delle piccole vengono riprodotti con modelli tridimensionali dove i medici possono esercitarsi. In 3 giorni sono cresciute 320 grammi. Un mese fa l'intervento, 5 equipe, 40 persone impegnate nel delicatissimo tentativo. Per fortuna riuscito. Sapere che erano siamesi è stato uno shock terribile per noi. Come andranno a scuola? Come vivranno? Ora l'intervento ha cambiato tutto. Persino il fatto che la bimba che era più tranquilla ora sta scoprendo cose nuove, curiosa. L'altra, prima più esuberante, adesso è calma. Cos'è che l'ha colpita di più di questa vicenda? Potrei dirle, forse quello più toccante sono le lacrime mancate, perché spesso e volentieri poi dopo questo anelito emozionale non deve trasparire, ma l'emozione di entrare in camera operatoria con i genitori che ti guardano e che sanno che stai per compiere insieme a tutti quanti gli altri un atto importante è emozionante. Voi ci mettete le professionalità, le risorse, il personale. Queste famiglie però ci mettono la speranza e anche la fiducia che ripongono in voi. E questo è quello che ci rende anche sempre trepidanti. Però c'è stato recente un caso, Flavio è mancato, ma la mamma di Flavio è rimasta così legata a quest'ospedale, così affezionata a noi, che io ho capito che tutto sommato, nonostante il nostro fallimento scientifico, umanamente non aveva fallito l'ospedale. Non sappiamo cosa ci attende in futuro, per il momento restiamo in Italia perché la salute delle bambine è la cosa più importante. Speriamo che domani si inseriscano bene in società, giochino con altri bambini, possano andare a scuola come tutti gli altri. Un'altra storia di tutt'altro genere, ma che riguarda sempre dei bambini, arriva dalla Toscana, da Montevarchi, vicino Arezzo, dove alcuni piccoli alunni rischiano di mangiare a pranzo a scuola pane e olio. Questo perché i loro genitori non hanno pagato la retta della mensa. Beatrice Bossi. Alle mense delle scuole del comune di Montevarchi oggi sono stati serviti pasta a ragù di verdure e bocconcini di pollo. Prelibatezze pubblicate sul profilo Twitter del comune aretino che hanno nutrito, sì, la maggior parte dei piccoli studenti, ma anche alimentato la polemica sull'ultima ordinanza messa in atto dall'amministrazione di centrodestra. Eccola qui la misura che impone di servire solo pane, olio, frutta e acqua ai bambini che non risultano in regola con il pagamento della mensa. Una scelta obbligata, secondo il sindaco, necessaria per colmare il buco delle casse comunali di circa 500.000 euro, dovuto proprio a queste morosità. Una discriminazione bella e buona, secondo l'opposizione di centrosinistra, invece, che ha già annunciato di voler portare la questione in Parlamento. Riteniamo davvero grave far cadere sui bambini una discriminazione di così tanta importanza. E così un paesino di appena 24.000 anime si trova al centro della bufera mediatica nazionale. Alla base c'è la lotta alle famiglie furbette. A parere dell'amministrazione, infatti, la maggior parte di quelle morose non sarebbe in difficoltà economiche. Ma chi contesta la misura sostiene invece l'applicazione di metodi diversi per il recupero delle somme dovute, metodi che non facciano ricadere sui bambini le colpe dei genitori. Comunque, mentre la politica discute, il vero merito va alle maestre che ancora una volta hanno affrontato la situazione senza perdere tempo, mangiando loro pane e olio e cedendo il loro pasto ai bambini morosi. Cambiamo argomento. Il caso banche fallite scatena un duello inedito in commissione parlamentare. Non avete vigilato su Banca Veneta, spara la Consob su Banca Italia, che replica: abbiamo segnalato anomalie, ma voi non avete lanciato l'allarme. Sullo sfondo l'Europa che certifica la ripresa economica anche in Italia. Il bel paese però resta la lumaca dell'Unione. Augusto Cantelmi.
Banca Italia non segnalò i problemi di Veneto Banca. Nel corso dell'audizione in commissione bicamerale, il direttore generale della Consob, Apponi, critica l'operato di vigilanza di Via Nazionale. E noi siamo stati informati delle tematiche relative al prezzo in maniera diversa per le due banche venete. Barba Gallo, capo della vigilanza di Banca Italia, replica che Via Nazionale ha segnalato un'anomalia e tanto doveva bastare alla Consob per lanciare un'allerta. Diventa uno scontro a tutto campo dunque quello tra Banca Italia e Consob, mentre il presidente del Consiglio Gentiloni, che appena due settimane fa aveva confermato Visco alla guida dell'istituto, torna a parlare dei problemi delle banche nel contesto europeo. Premier che difende anche la legge di bilancio, i risultati ottenuti e chiede a Bruxelles di non ingabbiare la ripresa. Un paese che è tornato a una crescita dell'1,5%, che ha un tasso di occupazione che è tornato al 58%. Parole quelle di Gentiloni in riferimento anche ai dati sulle previsioni economiche di autunno presentate dalla Commissione europea, dati che confermano la ripresa del Paese, sebbene l'Italia resti maglia nera tra i 28 dell'Unione. Previsto anche un rallentamento della ripresa nel 2019, mentre la disoccupazione nell'Eurozona toccherà i livelli più bassi dal 2009. A Roma, per un atto di vandalismo e di follia, nella centralissima chiesa di Santa Maria dei Miracoli a Piazza del Popolo, un uomo con evidenti problemi psichici è entrato nel luogo di culto urlando di essere Gesù Cristo e ha scaraventato a terra la statua di Santa Rita. Nel servizio di Maria Sara Farci il racconto del parroco. La statua di Santa Rita, distrutta in mille pezzi e alcuni candelabri danneggiati, è quello che rimane dopo alcuni momenti di paura nella chiesa di Santa Maria dei Miracoli, non lontano da Piazza del Popolo nel cuore di Roma. Un uomo con gravi problemi psichici è entrato questa mattina, poco prima delle 10, nella chiesa gridando «Sono Gesù Cristo!». A raccontarci quanto è accaduto è padre Amedeo Eramo, il parroco. Poco prima delle 10, mentre ci preparavamo per la messa, è arrivato un uomo maturo di una quarantina d'anni, ha cominciato a urlare, a inveire, a bestemmiare, buttando le sedie, spostando i banchi, poi si è presentato dinanzi alla statua di Santa Rita e l'ha scaraventata per terra, facendo un danno enorme perché è tutta ridotta in mille pezzi. L'aggressione è durata pochi minuti, l'uomo è stato bloccato dai carabinieri e condotto in caserma. Ho chiamato la polizia, i carabinieri sono venuti, l'hanno bloccato, l'hanno portato via. E noi siamo rimasti qui a guardare la tristezza. Spostiamoci sul litorale romano, a Ostia, dove poco fa i carabinieri hanno arrestato Roberto Spada, accusato di lesioni aggravate e violenza privata in contesto mafioso. Arresto che arriva due giorni dopo aver aggredito un giornalista operatore Rai. Il nostro Federico Plotti ha parlato con il presidente dell'Osservatorio regionale Legalità, Giampiero Cioffredi, sulle infiltrazioni criminali e sul clima che si vive nei quartieri litorani della capitale. Lo sentiamo. Lesioni e violenza privata con l'aggravante di aver agito in contesto mafioso. Con queste accuse poco fa è stato arrestato Roberto Spada per aver aggredito e mandato all'ospedale due giorni fa un giornalista della trasmissione della Rai, Nemo, e il suo operatore. Un'aggressione violenta e ingiustificata ripresa integralmente dalle telecamere. Roberto Spada è il fratello di Carmine Spada, conosciuto come Romoletto, è attualmente in carcere, il capo della famiglia, del clan che da questa zona di Ostia Nuova, stretta tra il lungomare Duca degli Abruzzi, l'idroscalo e il nuovo porto turistico, controlla il malaffare lungo il litorale romano. Criminalità locale con una chiara connotazione mafiosa, lo hanno detto e scritto giudici e PM, da sempre lo sanno a proprie spese anche molti residenti di Ostia. Estorsione, racket, soprattutto legato alle concessioni dei chioschi sulla spiaggia di Ostia e alla gestione degli alloggi popolari. Gli Spada, come il clan dei Fasciani qualche anno prima, impongono le loro regole con la forza, pestaggi, intimidazioni, anche con l'uso delle armi e qualche volta c'è scappato pure il morto. Almeno 7 le inchieste aperte e concluse in questi ultimi anni dalla magistratura, con decine di persone finite dietro le sbarre, tutti con l'aggravante mafiosa, ma ad Ostia la situazione non è mai cambiata. Ostia è da molti anni un laboratorio criminale molto importante. Purtroppo
la liberazione degli spazi dovuta alle attività investigative non è stata coperta dalla presenza della società civile. A fronte di evidenze investigative in cui molti imprenditori e commercianti pagano il pizzo, pagano il racket, ci sono pochissime denunce. E questo è un problema che riguarda non l'attività investigativa che in questi anni è stata straordinaria, ma riguarda proprio la necessità di suscitare un moto di ribellione civile da parte dei cittadini di Ostia. Nel frattempo, videomaker e giornalisti si mobilitano in segno di solidarietà nei confronti dei loro colleghi aggrediti e domani mattina scenderanno in piazza ad Ostia. Anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha annunciato una manifestazione sabato per dire no alla criminalità. Parliamo adesso di uno dei problemi degli adolescenti di oggi, e cioè il bullismo. Per contrastarlo, il ministro dell'Interno ha ideato un'applicazione per telefonini. Sentiamo di che si tratta con Luigi Ferraiuol. Youpol, la nuova app della Polizia di Stato contro il bullismo e droga. Un'applicazione sullo smartphone per sconfiggere bullismo, pusher e violenza. L'obiettivo del ministro dell'Interno Marco Minniti e della Polizia è quello di combattere le forme più diffuse di criminalità tra i giovani con gli strumenti amati dagli stessi ragazzi e nel contempo formarli a essere cittadini coscienziosi. Tanto che è stata presentata nella scuola Lombardo Radice alla periferia di Roma, in zona Nagnina. L'idea di fondo che abbiamo messo in campo, che ha messo in campo il capo della polizia, l'equipe di tecnici che con straordinaria capacità hanno lavorato, è questa: trasmettere un messaggio a voi di aiuto. E cioè, di fronte a situazioni difficili, ci si aiuta reciprocamente. L'app, disponibile sia per iPhone e iPad che per tutti quanti gli altri tipi di telefonini e tablet, permetterà di inviare in tempo reale segnalazioni anonime o firmate contro spacciatori, bulli o violenti, direttamente nelle sale operative delle questure di tutta Italia. Si comincia da Roma, Catania e Milano e poi nel corso del 2018 sarà coinvolto tutto il paese. Ci sono due modalità. Una anonima, perché abbiamo ritenuto che ci sia o ci possa essere ancora una diffidenza. Ovviamente noi in cuor nostro auspichiamo che la forma della registrazione prenda sempre più piede. Questo ha un duplice vantaggio: uno, perché certifica la comunicazione e quindi per noi è una semplificazione, ma introduce anche un meccanismo di consapevolezza e di assunzione della responsabilità che forse nel nostro paese, se cominciamo a coltivare dalle giovani generazioni, magari ce lo ritroviamo anche in quelle più attempate. In Vaticano adesso Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto riguardante le virtù eroiche di Giovanni Paolo I. Il dossier che raccoglie le prove per la dimostrazione dell'eroicità, delle virtù e della fama di santità comprende anche la testimonianza di Benedetto XVI. Ma Bergoglio ha riconosciuto anche il martirio di Suor Leonella Sgorbati, uccisa nel 2006 a Mogadiscio in odio alla fede. Sentiamo Nicola Ferrante, a seguire Cristiana Caricato. Anche i musulmani, nella loro religione vera, c'è questo, cioè Dio misericordia, Dio è tolleranza, Dio è amore, Dio ama le sue creature. Perciò in realtà non ci dovrebbero essere difficoltà a lavorare insieme, non ci sono, per noi non ci sono. Parlava così Suor Leonella dei rapporti con l'Islam, uccisa in odio alla fede, dunque beata senza necessità di un miracolo, ma in quanto martire, testimone, cioè fino all'effusione del sangue. Nasce in provincia di Piacenza, Suor Leonella, al secolo Rosa Maria Sgorbati. Qui la vediamo giovanissima con una nipote fra le braccia, entra nell'ordine delle missionarie della Consolata e diventa infermiera in Kenya. Nel 93 da superiore regionale si trasferisce in Somalia, a Mogadiscio, dove apre una scuola per infermieri. Per i più piccoli nasce SOS Villaggio Bambini, in quel villaggio il suo omicidio, sul quale restano molti punti oscuri. Quando nel 2006 riuscì a far diplomare 34 infermiere, alcuni fondamentalisti islamici la accusarono di voler convertire forzosamente le ragazze. In questa foto, l'attimo della cerimonia, con la consegna dei diplomi, foto poi strumentalizzata come prova di tali presunte conversioni. Era lo stesso periodo segnato dai malumori nel mondo musulmano per l'ormai celebre
lezione di Ratisbona. L'omicidio, ma non è certo anche perché prima e dopo di lei altri missionari italiani sono stati uccisi in Somalia, sarebbe avvenuto in un clima di rappresaglia. Così il 17 settembre 2006 Suor Leonella viene colpita da colpi d'arma da fuoco mentre esce dall'ospedale insieme alla guardia del corpo. I somali, moltissimi, i musulmani, fanno a gara per donarle il sangue in ospedale. Alla fine Leonella spira a 66 anni, pronunciando per 3 volte la parola perdono. Adesso Francesco riconosce la sua morte in Odium Fidei e si valuta dove celebrare la cerimonia di beatificazione. Per ragioni di sicurezza, più complicato a Mogadiscio sul luogo del martirio, più semplice se avvenisse in Kenya, e c'è chi pensa anche all'Italia nella sua Piacenza. Penso che è importante guardare alle cose vere della religione e non lasciarci prendere dalle cose inventate, dalle cose fatte diventare grosse, dalle paure, perché è facile aver paura uno dell'altro. Dove c'è paura non c'è amore. Con la firma sul decreto delle virtù eroiche di Albino Luciani, Papa Francesco ha compiuto un passo fondamentale verso la beatificazione del Papa, che in soli 33 giorni di regno fu capace di entrare nel cuore dei fedeli e di segnare la storia della Chiesa. Per vedere Giovanni Paolo I sugli altari è ora necessario il cosiddetto miracolo, occorre cioè attestare una grazia ricevuta per intercessione del servo di Dio. E la cosa non sembra essere un problema, perché a disposizione dei postulatori ci sarebbero già 2 segnalazioni. La prima riguarda un uomo italiano che vive ad Altamura, in Puglia, e che dopo aver invocato l'aiuto di Luciani, vide il tumore allo stomaco scomparire improvvisamente. La sua vicenda è già stata oggetto di un'inchiesta diocesana che ha attestato la guarigione prodigiosa. Il fascicolo si trova a Roma, presso la Congregazione per le cause dei Santi. Ci sarebbe però anche un altro caso, presentato da una commissione di cardinali sudamericani. La nazione è l'Argentina di Bergoglio. Il presunto miracolo riguarda una giovane minore di Buenos Aires, affetta da una malattia altamente invalidante. Anche lei è guarita dopo aver chiesto l'intercessione di Papa Luciani. Se uno dei 2 miracoli verrà approvato dalla commissione medica e da quella dei teologi e cardinali, per Giovanni Paolo I si concluderà il processo di beatificazione. Un segnale all'abbondanza di segnalazioni della grande fama di santità di Luciani. Parliamo adesso di istruzione e delle migliori scuole italiane. A Milano, in testa alla classifica per il 4º anno consecutivo, c'è l'Istituto Paritario Sacro Cuore, ispirato a Don Giustani. Luciano Piscaglia. Si conferma per la 4ª volta consecutiva il miglior liceo classico di Milano e tra i migliori istituti superiori italiani. È il Sacro Cuore, una scuola paritaria che precede ancora i più blasonati istituti pubblici e privati del capoluogo lombardo. A decretarlo è stata la Fondazione Agnelli, che ogni anno stila la classifica delle migliori scuole superiori in base alla qualità degli istituti e della formazione. È una scuola dalla dichiarata identità cattolica, ma non per soli cattolici. No, assolutamente non solo per cristiani. E infatti siamo molto contenti che anni fa in questa scuola c'erano quasi solo cristiani e adesso una bella metà è gente che viene qua non per ragione della nostra identità cristiana, ma per il fatto che hanno sentito parlare della scuola. Il primo posto in classifica è un effetto collaterale, frutto di un preciso metodo di lavoro e di una proposta educativa condivisa da studenti, genitori e insegnanti. E peraltro credo che uno dei fattori che poi portano magari anche a questo risultato è il modo con cui qui gli insegnanti lavorano. C'è un grande lavoro di squadra, un grande lavoro di approfondimento culturale, un tentativo in una condivisione di capire che cosa può servire a ciascun ragazzo. È una scuola non statale il Sacro Cuore, che costa circa 5.500 euro all'anno, ma non è una scuola per soli ricchi. Dalla crisi in poi abbiamo avuto sempre più problemi di famiglie che facevano fatica a pagare tutta la retta o che hanno cominciato ad avere dei debiti. Non abbiamo mai detto a nessuno vattene perché non puoi pagare, si cerca una soluzione sempre. Le parole di Papa Francesco a Santa Marta nel giorno della dedicazione della Basilica Lateranense, Cattedrale di Roma. Bergoglio ha sviluppato stamattina la sua riflessione attraverso 3 concetti. Edificare la Chiesa, custodirla e purificarla. Sentiamo il Papa. Ma lo Spirito Santo è la vita della Chiesa, è la tua vita, la mia vita. Noi siamo tempio dello Spirito Santo. E dobbiamo custodire lo Spirito Santo, a tal punto che Paolo
consiglia ai cristiani di non rattristare lo Spirito Santo, cioè di non avere una condotta contraria all'armonia che lo Spirito Santo fa dentro di noi e nella Chiesa. Lui è l'armonia, Lui fa l'armonia di questo edificio. Senza Gesù Cristo non c'è Chiesa. Perché? Perché non c'è fondamento. E se si costruisce una Chiesa, pensiamo, materiale, senza fondamento, cosa succede? Crolla, crolla tutto. Se non c'è Gesù Cristo vivo nella Chiesa, crolla. Andiamo adesso a Ustica, l'isola del Mediterraneo che evoca la strage del 19 di 37 anni fa, un incidente che avvenne in realtà lontano dalle sue acque. Ustica però è molto altro e di questo parliamo nel TG Post di questa sera, firma di Fabio Bolzetta. Seguire Attenti al Lupo con Giuseppe Caporaso, la prossima edizione del TG naturalmente alle 20.30. Adesso andiamo a conoscere la vera Ustica con una guida speciale, l'unico prete e parroco dell'isola. Buona visione, a dopo.